Ragazzi, la squadra Pro Club di FIFA 22 della Galactic Games SD sta cercando players. Avrete la possibilità di partecipare ai top tornei nazionali piattaforma PS4 ed essere trasmessi in live qui sul mio canale con il mio commento. Per più informazioni contatta il 351-620-0150. Che aspetti? Stiamo cercando proprio te. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay. Oggi siamo di nuovo insieme per parlare di FIFA 22. Infatti vi spiegherò come fare milioni e milioni di crediti tramite la compravendita del nuovo titolo EA Sport. Quindi mi raccomando, se siete interessati all'argomento, guardate tutto il video. Prima di andare avanti, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Inoltre voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Games SD. Potete comprare tutto il nostro merchandising tramite il link che vi lascio in descrizione. È un ottimo modo per supportarci, quindi mi raccomando, se avete la possibilità, fatelo. Ok ragazzi, eccoci qua su FootBin, il sito che ci aiuterà a fare tantissimi crediti in FIFA 22. Ci aiuterà ovviamente a fare tantissimi crediti tramite i giocatori meta. Come facciamo a scovare questi giocatori meta? Giocando con le statistiche. Allora, come prima cosa dobbiamo selezionare i giocatori oro raro. Quindi andiamo a selezionare oro raro e questo è fondamentale. Dopodiché ci servono giocatori molto molto veloci. Quindi come velocità minima, qui dove c'è scritto ritmo, è tradotto malissimo, andiamo a inserire 80. Come prezzo andiamo a mettere 600 crediti come prezzo minimo e 5 massimo 6K, quindi 6.000 crediti come prezzo massimo. È importante anche selezionare l'abilità delle skills, 4 stelle deve essere almeno, e anche l'abilità del piede debole che deve essere 4 stelle. Una volta fatte tutte queste cose ci uscirà ovviamente una lista di giocatori. Come ho già detto, devono essere attaccanti perché è più facile fare la compravendita con gli attaccanti. Guardate la traduzione, pericolo dell'Eden, sarebbe Eden Hazard. Comunque partiamo subito. Ok ragazzi, ad esempio della lista che mi è uscita è molto interessante Dejan Kulusevski, secondo me. Qui porta 700 crediti, ma si può vendere sicuramente almeno a 1000 o 900 crediti quantomeno. Ok, questa è la sua carta nel gioco, come vedete è venduta ad un prezzo massimo di 1000 crediti come compravendita. Questa non è riuscita a venderlo, ma sicuramente a 900 crediti si vende molto bene. Quindi andiamo a fare l'offerta a 6,50 per poi rimetterlo a 900 crediti e ne compriamo ovviamente quanti più possibili. Io non li comprerò tutti perché faccio compravendita con giocatori di crediti più alti, però e questo è per farvi vedere che si può fare compravendita ovviamente anche con giocatori che costano meno. Li compriamo tutti a 6,50 e li andiamo a mettere tutti quanti a 900. Facendo così per un giorno intero vi assicuro che il guadagno è tantissimo. Come potete vedere la gente li vende massimo a 1000, quindi mettendoli a 900 siamo sicuri che li comprano appunto. Questo è un metodo certo, provato, non è la prima volta che uso Kulusevski per fare compravendita. Ragazzi l'altro giocatore molto interessante di questa lista è Sinisterra, questo qui, 89 di velocità, ha un prezzo alto, 3,7K porta il sito, ma guardando ovviamente sul mercato si riescono a trovare a prezzi anche minori, si vende tranquillamente a 3000K, 3003 sono tanti. Adesso per adesso non ci sono offerte che scadono subito, ovviamente ragazzi dipende da in che momento aprite il mercato, come potete vedere adesso non ci sono prezzi in scadenza, questo è a 600 ma manca ancora mezz'ora, ma vi assicuro che alle volte su questo giocatore molte volte trovate tantissime carte appunto che raffigurano lui in scadenza a 1000 crediti, a 800, a 900 crediti e riuscite a darla addirittura, qua ce n'è una a 600 che scadrà tra 40 minuti, quindi poi andrò a vedere tra una mezz'oretta a che punto sta questo giocatore. Comunque lo riuscite tranquillamente a vendere dai 2008 ai 3000 crediti senza problemi. Quindi questo è un giocatore da tenere assolutamente d'occhio. Come vedete ci sono le carte a 600 crediti, molte carte a 600 crediti, basta stare attenti al mercato ovviamente, perché bisogna essere veloci nelle aste. Un altro giocatore molto interessante che si vende facilmente intorno ai 900 crediti è Baldé. Vi consiglio di prenderlo, io faccio un paio di offerte perché ho davvero la lista trasferimenti zeppa e non la voglio riempire più di tanto. Comunque Keita Baldé, come vedete il prezzo massimo a cui sta è 1000, quindi mettendolo a 900 riuscirete sicuramente a venderlo
molto molto facilmente, ma mettetelo anche a 8,50, raga, non vi preoccupate, fate 200 crediti meno quello che si prende foot, si arriva a 170 crediti, non fa niente, fatelo per 200 volte e vedrete quanti crediti farete, proprio si tratta di centinaia di migliaia di crediti tramite questi metodi, quindi mi raccomando, non sottovalutate quello che sto dicendo, perché è in questo modo che si fanno i crediti. Insomma ragazzi, potete svariare un po' in questi giocatori, potete cambiare il range di prezzo, aumentarlo, abbassarlo, potete mettere carte un po' più rare quando usciranno, carte interessanti, però più o meno la tecnica è questa, quindi piede debole minimo 4, abilità 4, devono essere attaccanti, anche se a volte anche altri ruoli vanno bene. Come ho già detto, la velocità è fondamentale, quindi devi avere almeno 80 di velocità e vi assicuro che con questo metodo farete tantissimi crediti. Poi mi sento anche di darvi alcuni consigli personali che non fanno parte di Footbin per fare un'ottima compravendita. Uno dei giocatori che utilizzo di più e che utilizzavo di più anche in FIFA 21 è proprio Everton. Everton che si riesce a vendere, diciamo, intorno ai 900 crediti per adesso, ma schizza all'improvviso. L'altro anno a metà FIFA era arrivato anche a 3500 crediti di vendita, tranquillo, riuscirete ad aggiudicarvelo intorno ai 700-650 crediti. Io non lo compro perché ne ho almeno 15 nella lista trasferimenti e ho anche tantissimi altri giocatori, comunque compratelo e vendetelo intorno ai 900 crediti, 950 già sono tanti per questo periodo, ma se aspettate vi assicuro che sale anche a 1200, a 1000, io fino a 4 giorni fa li vendevo a 1300, poi è sceso a 900, poi di nuovo 1000, insomma dovete stare attenti al mercato, ma questa è una carta, quella di Everton, da tenere d'occhio ragazzi, tenete d'occhio questo giocatore perché vi fa fare un sacco di crediti. Ragazzi, anche Rafael Leao è un giocatore assolutamente da tenere d'occhio, infatti adesso lo andiamo a cercare. Con Rafael Leao si fa una compravendita davvero di alto livello e io vi consiglio di acquistarlo intorno ai 550-600 e di metterlo intorno agli 850-900 e vi assicuro che il risultato sarà ottimo. Io ne compro anche un paio perché è sempre buono averlo, addirittura questo a 350 si trova, prendiamolo subito, facciamo l'offerta. Ragazzi, come ho già detto, lo vendete intorno agli 800-850 crediti e il risultato è assicurato, sono crediti che entrano al 100%, questo addirittura a 700 come compra ora, ma entro 20 minuti se lo compreranno al 100%, perché questa è una carta che si vende in scadenza ragazzi, negli ultimi 5 minuti, negli ultimi 3 minuti la venderete. Quindi seguite questo mio consiglio anche su Rafael Leao e vedrete che non ve ne pentirete. Se non riuscite a vendere subito, conservatelo, poi rimettetelo e vedrete che riuscirete a venderlo, i crediti entreranno. Miralem Pjanic è un altro giocatore che personalmente uso molto per fare crediti e va acquistato intorno ai 600-650 crediti e poi ribattuto intorno ai 900 crediti. Ragazzi, vi assicuro che anche se sembrano pochi e a volte dovrete rimetterli perché non sempre si riescono a vendere, ad esempio in questo momento a quest'ora non c'è un buon mercato per Miralem Pjanic, ma con questo giocatore io ci avrò fatto almeno 100.000 crediti senza scherzare, ovviamente poi sono stati spesi per farmi la squadra. Ragazzi, fidatevi, adesso veramente sta andando male l'andamento di Pjanic, ma entro domani, quindi non è detto, dipende da quando guardate il video, fidatevi. Infatti la gente lo compra, come vedete fa offerte a 550, fa offerte a 600, perché si sa che questo è un giocatore che sale, in teoria potrete comprarlo, si può comprare anche a 700-750, aspettare, vedrete che tra qualche giorno sicuramente sale di nuovo e riuscite a venderlo anche a 1000 crediti. I portieri di solito sono più difficili da sniperare, ma vi assicuro che questo portiere Areola è davvero top, si fanno tantissimi crediti, come vedete la gente si butta a 2003, ma si butta anche a 3000 ragazzi, ve lo assicuro. Io vi consiglio di trovare ovviamente l'offerta vantaggiosa, adesso i prezzi sono un po' alti, ieri riuscivo a comprarlo anche intorno a 2000 crediti, comunque si vende tranquillamente intorno ai 3000, se voi lo mettete 2003 riuscirete a venderlo, magari qualche volta dovrete rimetterlo, ma vi assicuro che i crediti entreranno. Adesso il prezzo è un po' alto, come ho già detto riuscivo a comprarlo anche intorno ai 1900-2000, ma tenete d'occhio questo giocatore perché si abbassa, torna di nuovo a 1800-1900 e poi riuscite a venderlo a 3000 e raddoppiate i crediti ragazzi, cioè tipo spendete 1800-1900 e lo vendete a 3000, è davvero tanta roba.
Dipende tutto dall'andamento del mercato, questo è ovvio. Fino a ieri sera si comprava a 1.800-1.900 e si vendeva tranquillamente a 3.000. Sono sicuro che entro stasera tornerà così. Ad esempio qua c'è, mi era sembrato di vedere già un'offerta intorno ai 2.000, ecco 2.100. Già facendo l'offerta 2.200 poi si può mettere, se non volete fare 3.000 fate 2.700-2.800, si vende tranquillamente 2.700-2.800. Ragazzi, ovviamente come ho già detto, questi metodi funzionano in base all'andamento del mercato, quindi se non funzionano adesso attendete qualche giorno, aspettate che cambi un po' il mercato e vedrete che funzioneranno. Nel frattempo comunque potete seguire i consigli che vi ho detto su Footbin, quelli funzionano sempre raga, quello è un metodo garantito, mentre su queste carte che vi ho consigliato personalmente dipende dall'andamento del mercato. Io ci ho fatto centinaia di migliaia di crediti. Quindi ragazzi, tenetele in considerazione perché davvero secondo me sono molto utili. Se non funzionano adesso, ripeto, aspettate un po', tenetele comunque sempre in considerazione perché quando meno ve lo aspettate schizzano e vi fate un sacco di crediti. Io spero che questo contenuto vi sia stato di aiuto, fatemi sapere nei commenti a quanti crediti siete arrivati, se vi state divertendo con la compravendita in generale a giocare a FIFA Ultimate Team. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella ragazzi! Words to my actions, magic in my eyes everlasting.